Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Un caloroso e affettuoso saluto di benvenuto e di accoglienza a tutti voi in questa domenica, gozzanese, la festa di San Giulianino, che è inserita nell'ottavario di San Giuliano che concluderemo mercoledì. Un saluto anzitutto a colui che presiede per la prima volta i festeggiamenti patronali di San Giuliano, il nostro vicario generale, Don Fausto Cossalter, però è già stato qui in Basilica lo scorso mese di novembre ad amministrare il sacramento della Cresima ai ragazzi. E in quell'occasione sono ancora vive le parole, l'omelia molto bella che è Don Fausto che ci hai regalato, come senz'altro la tua omelia di questa mattina arricchirà questo corso di esercizi spirituali, l'ottavario, sul tema è della Chiesa. Ecco, ti saluto a nome della comunità e poi accanto a te saluto anche il vicario episcopale del clero, già presente lo scorso anno, e Don Gianluigi Cerutti, di tutto il presbiterio diocesano, ma anche dei diaconi permanenti, quindi guida anche la loro formazione al diaconato permanente, e nei banchi c'è anche qualcuno che prossimamente sarà ordinato diacono. Io ho già messo una buona parolina per accelerare i tempi. Ecco, dico veramente grazie ai diaconi, a voi che siete sempre presenti, ed è significativa la loro presenza qui a Gozzano, perché qui sotto nello scurolo abbiamo il santo patrono diacono, era diacono San Giuliano, quindi siate i benvenuti. Poi dopo la messa seguirà l'agape fraterna, il pranzo, alle ore 16 i solenni vestiti presieduti e ci rivolgerà la parola a Don Gianluigi. E quindi una giornata molto bella che l'apriamo proprio celebrando con fede questa Eucaristia. Permettetevi anche di salutare altri sacerdoti qui presenti, padre Compognano, due padri legionari di Cristo con gli apostolici e i novizi. Ecco, una preghiera che quotidianamente facciamo per voi sta svolgendosi a Roma il capitolo generale dal quale uscirà il nuovo generale padre, quindi che lo Spirito Santo possa soffiare per finché l'eletto sia degno di questo prezioso ma anche delicato ministero di servizio. Ecco, saluto tutti voi, anche il signor Sindaco, l'amministrazione comunale, i giovani dell'oratorio che animano con i canti questa celebrazione eucaristica. Martedì 7 gennaio, festa liturgica di San Giuliano, ricordate, molti erano presenti, la bella messa presieduta dal nostro Vescovo, numerosi sacerdoti, e il tema di quest'anno riguarda proprio il titolo della nuova lettera pastorale del Vescovo, come sogni la Chiesa di domani. E poi nell'ottavario, mancano ancora 3 giorni, vengono affrontati dai sacerdoti, da diversi sacerdoti, le 7 lettere che l'Apostolo Giovanni ha scritto all'Apocalisse, riattualizzandole nell'oggi. La Chiesa che sogniamo deve essere bella, come questa nostra bella basilica, ma soprattutto la Chiesa fatta di pietre vive che siamo noi. E la Chiesa è bella quando ci vogliamo bene, quando tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e laici, con ministeri e servizi diversi concorriamo a vivere nella comunione il nostro essere Chiesa, e questo è molto importante, la comunione, per poter poi essere maggiormente incisivi sul versante della missione. San Giulio, San Giuliano, primi evangelizzatori di questo territorio, ci affidano proprio questo compito di annunciare ai pagani del nostro tempo, a coloro che per diversi motivi purtroppo hanno abbandonato la Chiesa, il Signore Gesù, oppure a coloro che non lo conoscono. Oggi ci sono ancora persone che vivono sul nostro territorio che non conoscono Gesù e il suo Vangelo. Allora noi il compito è di dire che essere cristiani è bello, no? Riconoscere che Gesù è l'unico salvatore del mondo.
Ecco, allora un augurio di buona giornata a tutti e una buona e santa celebrazione eucaristica. Grazie Don Enzo, un caro saluto anche da parte mia all'inizio di questa celebrazione per questo incontro nel giorno del Signore, momento qualificante. Noi oggi stiamo vivendo davvero l'esperienza della Chiesa attraverso anche la presenza di tutti i ministeri. Questa Chiesa che sogniamo, che vuole essere una Chiesa dove ciascuno vive fino in fondo la sua missione, questa Chiesa sinfonica, come ama dire il nostro Vescovo, dove ciascuno compie il suo servizio, il suo piccolo pezzo di servizio per la costruzione di questa grande realtà che il Signore Gesù ha voluto. In questa Chiesa noi ci entriamo attraverso il dono del battesimo, il tema anche di questa domenica e della festa che la Chiesa ci invita a vivere ricordando il battesimo di Gesù. E allora come primo gesto all'inizio di questa celebrazione, anche il gesto penitenziale, facciamo ora la memoria del nostro battesimo, chiedendo al Signore di ravvivare in noi quei doni che ha messo nel nostro cuore e che rischiamo molte volte di dimenticare. Dio ha donato anche a noi la dignità di figli, ci ha scelti e prediletti attraverso il battesimo, ma siamo spesso infedeli alla nostra vocazione battesimale. Chiediamo alla misericordia di Dio, con questo rito di aspersione, di restaurare in noi l'immagine del suo Figlio amato. E ad ogni invocazione che vi propongo rispondiamo: gloria a te, o Signore. Padre, creatore della luce, che nell'acqua e nello spirito fai risplendere la dignità dei tuoi figli, gloria a te, Cristo Gesù, che nell'acqua del Giordano, da te santificata, sveli il mistero della nostra rinascita, gloria a te, Spirito Santo, che nel grembo battesimale della Chiesa cambi nella nuova l'antica alleanza, gloria a te, Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua e fa che tutti rinati nel battesimo siano annunziatori e testimoni della Pasqua, che sempre si rinnova nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Ci renda degni di
partecipare alla mensa del suo regno in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Proclamerà il diritto come
abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Date al Signore, Dio. Date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò benificando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Parola di Dio.
Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Questa domenica, nel cuore di questo grande appuntamento annuale che riunisce la vostra comunità, mentre celebriamo la Pasqua del Signore, come ogni domenica, oggi vogliamo fare anche memoria dell'origine di questa comunità. Vogliamo fare memoria del patrono San Giuliano, che con il fratello Giulio ha portato questo dono inestimabile che è il Vangelo in questa terra. Questo santo è ricordato come un edificatore di chiese, ma soprattutto come l'edificatore della Chiesa, attraverso proprio l'annuncio del Vangelo di cui noi oggi siamo gli eredi. E allora non siamo qui a fare memoria solo del passato, ma se guardiamo questa gloriosa storia della vostra comunità e di tutto questo territorio, è perché appunto nasce una responsabilità, un dono da poter continuare. Siete mai chiesti che cosa possa aver spinto questi uomini, questi due fratelli e accanto a loro tanti altri, a percorrere le strade impervie dalla Grecia, passando attraverso altre regioni europee per arrivare fino a qui? Nient'altro credo che la consapevolezza di aver ricevuto un grande dono, un dono che non potevano tenere per sé e che erano chiamati a condividere con altri fratelli. Il battesimo che li ha resi discepoli del Signore Gesù li ha inseriti in questa grande famiglia che è la Chiesa, una famiglia dai confini illimitati, che ha per missione di essere il luogo della presenza del Signore risorto, chiamata a renderlo visibile attraverso le sue opere, perché tutti possano esserne afferrati e innamorarsi. Basterebbe questo per fermarci qui e considerare proprio se ne abbiamo la consapevolezza. Molte volte, vedete, noi viviamo anche le cose grandi con superficialità, forse perché l'abitudine è evidente che siamo cristiani, siamo qui. È evidente che siamo in una chiesa, siamo qui, amiamo questa comunità, abbiamo ricevuto il battesimo, ma perché l'abbiamo fatto? Perché ci è stato dato questo dono? A che cosa serve questa chiesa se non a queste cose? A rendere visibile la presenza del Signore Gesù, con l'attenzione a non renderlo invisibile,
festa di una comunità, la festa patronale, e ritornare alle origini e riscoprire la bellezza di quello che siamo, un po' come quando ci si ritrova nei momenti importanti dell'anno in una festa di famiglia, dove ci si sente rinascere, ci si sente rivivere perché si riscoprono le proprie radici, si ritrova il gusto di una appartenenza, il gusto di una relazione che dà senso e riempie la nostra vita. Dicevo, sono passati tanti secoli da quando Giulio e Giuliana hanno messo piede in questa zona, in questa terra, ma la missione è la stessa. Ed è bello pensare proprio a questa catena ininterrotta che da loro si è tramandata fino a noi, perché a noi, noi stessi a nostra volta facciamo con chi ci seguirà questa catena, continuiamo questo passaggio di questo dono che non può essere conservato ma che si accresce proprio donando. E allora una domanda che possiamo e non possiamo evitare è proprio questa: ma cosa stiamo dando ai nostri figli? Che testimonianza diamo? Uno dei problemi grossi oggi, c'è sempre stato per la verità, solo che quando viviamo un problema ci sembra che sia nato adesso, quello dell'educazione alla fede dei ragazzi, dei giovani. Che cosa stiamo dando loro? Certo che ci sono fatiche, difficoltà, ma se non trasmettiamo la gioia di questa appartenenza, la gioia, ci dice Papa Francesco, dell'essere discepoli del Signore, una delle parole più ripetute da lui in questo quasi anno di pontificato, come potremo contagiare con lo stesso entusiasmo i nostri figli. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della Epifania, la manifestazione del Signore al mondo pagano. Oggi, e vengo alla liturgia che stiamo vivendo, alla parola che abbiamo ascoltato, siamo rinviati a circa 30 anni dopo per ricordare quest'altra Epifania, quella avvenuta appunto durante il momento del battesimo, l'inizio, lo sappiamo, del ministero pubblico di Gesù. Ma questo avvenimento, avete ascoltato in modo particolare la prima lettura, era stato già annunciato al VI secolo prima di Cristo. In quel periodo il popolo di Israele si trovava in esilio a Babilonia e il profeta si sforza di ridare coraggio. Annuncia un servo, usa questa parola, che avrà proprio per missione di compiere l'opera di salvezza di Dio. E dice che la volontà di Dio è proprio questa, quella di salvare tutta l'umanità. Questo servo dovrà aprire gli occhi ai ciechi, rendere la libertà ai prigionieri, ma soprattutto realizzerà questa alleanza nuova con il suo popolo. E questa è anche la speranza che il popolo che Dio si è scelto dovrà poi testimoniare. Anche se sballottato, sconvolto dai grandi imperi del tempo o dalle situazioni di fatica, di difficoltà del momento, nulla lo dovrà fermare, perché la missione che gli è data è quella proprio di far conoscere questa bellezza, questo annuncio, questa verità a tutti gli uomini, anche ai pagani. Un annuncio, aggiunge il profeta, che sarà fatto con fermezza ma anche con dolcezza. Forse, aggiunge questa testimonianza, gli uomini non l'accoglieranno, la derideranno, ma Dio, che è presente, farà riposare sul suo servo il suo spirito, proprio perché non venga meno a questa missione.
E di questo servo aggiunge che siamo chiamati ad ascoltare e a seguire, e si presenta come luce per le nazioni. Una pagina straordinaria, perché il profeta Isaia, pur parlando al suo popolo, oggi lo capite che sta parlando a noi. Anche noi viviamo questo grande momento di fatica, ma c'è la certezza di questo impegno d'amore di Dio per noi, che è più forte di qualsiasi sconvolgimento, è più forte di qualsiasi situazione drammatica. Ecco, noi cristiani battezzati e confermati, su cui si è posto questo spirito, siamo anche noi inviati per portare questa luce nel mondo di oggi, perché siamo i discepoli di questo servo che il profeta Isaia ci ha annunciato, ma soprattutto siamo chiamati ad imitarlo nello stesso modo con cui lui, il Signore Gesù, ha realizzato quella missione che gli è stata affidata. Davanti, nonostante le fatiche, nonostante il tentativo a volte di prendere le distanze dalla buona notizia del Vangelo, abbiamo la certezza che il piano di Dio non si ferma, ma si realizza. E poi avete sentito anche la pagina di Matteo nel Vangelo, che ci ha raccontato proprio l'avvenimento del battesimo di Gesù attraverso l'opera di Giovanni il Battista. Come vi avevo appena accennato, questa è la prima manifestazione pubblica di Gesù che si mescola con i peccatori per ricevere il battesimo, anche se non aveva peccati da farsi perdonare. Questo battesimo non era necessario per lui, ma lo è molto per noi, perché Gesù, ricevendo questo battesimo, dimostra proprio di volersi immergere completamente nella nostra condizione umana, ed entrando puro da ogni peccato nell'acqua del battesimo ne è uscito, ci dicono i padri della Chiesa, portando su di sé tutto il peccato del mondo, e tutto quel male che ci opprime lui lo ha preso su di sé per liberarci, perché ci vuole felici, perché vuole la nostra gioia, vuole la nostra realizzazione. Ecco che allora questa festa del battesimo di Gesù, che ha questo significato profondo, diventa anche l'annuncio di un altro battesimo, che è il nostro. Perché con il battesimo anche noi siamo immersi in questo oceano d'amore, che è l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. Questo, guardate che è fondamentale, essenziale per noi. Viviamo in un mondo segnato dall'odio, segnato dalla violenza, e siamo inviati in questo mondo per dire che Dio lo ama così com'è, che Dio vuole, nonostante le fatiche, inviarci in questo mondo per testimoniare un nuovo stile di vita, un nuovo modello di vita. Questo è il compito che è stato affidato a ciascuno di noi. Oggi vogliamo proprio, in occasione della festa che questa comunità celebra, fare memoria di questo e dire: no Signore, Tu hai amato questo mondo tanto da venirne a condividerlo, a condividere la Tua vita fino in fondo, e hai mandato ciascuno di noi perché a imitazione del Tuo servo Gesù, che è stato la luce delle nazioni, che ha annunciato questa parola di speranza, anche noi facciamo lo stesso. Non so se avete sentito, proprio mercoledì scorso, Papa Francesco, delle udienze del mercoledì, ha proposto una meditazione sul sacramento del battesimo, ha annunciato che ogni mercoledì tratterrà sacramento uno alla volta. Casualmente, con anche la coincidenza con la festa del battesimo, ci ha parlato di questo grande dono e ci ha ricordato che
è il sacramento su cui si fonda la nostra fede e che ci innesta come membra vive in Cristo e nella sua Chiesa. E poi ha aggiunto, e cito proprio le sue parole perché mi paiono molto significative: noi finiamo per considerarlo solo come un evento che è avvenuto nel passato e neppure per volontà nostra ma dei nostri genitori, per cui non ha più nessuna incidenza nel presente. Dobbiamo risvegliare la memoria del nostro battesimo e poi ripeto, risvegliare la memoria del battesimo. Siamo chiamati a vivere il nostro battesimo ogni giorno come realtà attuale della nostra esistenza. Se riusciamo a sentire Gesù, a rimanere nella Chiesa pur con i nostri limiti, le nostre fragilità e peccati, è proprio grazie al sacramento nel quale siamo diventati nuove creature e ci siamo rivestiti di Cristo. Ecco questo grande dono, questo dono che ci ha inseriti in questa comunità che è la Chiesa, che qui in questa terra, in questa città, in questo territorio, unita alle altre comunità, rende visibile questo sogno di Dio di rendere partecipi tutti gli uomini del suo amore. Dobbiamo esserne davvero maggiormente coscienti del dono che chiediamo in questa celebrazione. Ricordarsi che non siamo diventati cristiani per noi stessi, ma per testimoniare, per raccontare quanto sia bello e quanto trasformi la vita essere discepoli del Signore Gesù, essere immersi in questo amore della Trinità. E infatti, e termino, il Papa ha ricordato ancora questo, diceva: ricordatevi che nessuno può battezzarsi da sé, nessuno. Possiamo chiederlo, desiderarlo, ma abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci conferisca questo sacramento nel nome del Signore, perché il battesimo è un dono che viene elargito in un contesto di condivisione fraterna. Sempre nella storia uno battezza l'altro, l'altro l'altro, una catena di grazia. È un atto di fratellanza, di filiazione alla Chiesa. Nella celebrazione del battesimo possiamo riconoscere i lineamenti più genuini della Chiesa, la quale come una madre continua a generare nuovi figli in Cristo nella fecondità dello Spirito Santo. Ecco il dono che noi vogliamo riscoprire in questa festa, riscoprire la fierezza, la bellezza del nostro appartenere a Cristo, non un gesto del passato, ma un gesto che ogni giorno siamo chiamati a rinnovare. Quando al mattino, mi auguro almeno, ci alziamo e facciamo il segno della croce, lo facciamo nel nome di questa Trinità, di questo amore nel quale noi siamo stati immersi, perché la nostra vita venga trasformata, perché possiamo dire anche noi di non appartenere più a noi stessi, ma come San Paolo ha detto, di appartenere a Cristo. Ma è una responsabilità, proprio perché siamo chiamati a vivere questo insieme agli altri, testimoniando di questo amore, cominciando dalle relazioni tra di noi. Questa immensità dell'amore di Dio che c'è nel cuore del Padre, con il Figlio e lo Spirito Santo, noi siamo chiamati a viverne una piccola scintilla, ce l'ha ricordato Don Enzo all'inizio dell'Eucaristia, nella relazione tra di noi. Questo è il compito anche di una comunità cristiana. Solo così può diventare attraente, può diventare contagiosa. Ecco perché il nostro Vescovo ci ha invitato a sognare la Chiesa di domani, non per cambiare qualche cosa, ma per liberarla da tutte quelle incrostazioni che le impediscono di essere splendenti, di essere libera, di essere sciolta, soprattutto capace di attrarre e di sedurre, come è stata per Giuliano e Giulio, e diventare ancora una volta per gli uomini e le donne di oggi un segno di speranza, per ricordare agli uomini e alle donne di oggi
che nonostante le fatiche, le tribolazioni, le sofferenze, gli scoraggiamenti, Dio continua ad amarci, non si è mai staccato di noi. Ci chiede soltanto di aprire il cuore e di dire: eccomi Signore, sono qua, aiutami a collaborare in questo grande tuo sogno, ben più grande del nostro, questo sogno di amore per tutti i fratelli, in questa terra, in questa città di Lozzano, in queste comunità che con Lozzano qui attorno camminano insieme in questa bella unità pastorale. Il mio augurio e la mia preghiera è che possiate davvero diventare splendenti, attraenti, ancora significativi per gli uomini e le donne di oggi, in cerca di un senso profondo alla propria vita. Auguri per questa festa e per il cammino che ci attende. Nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Nell'Epifania, giorno della manifestazione del Signore, la Chiesa ricorda un triplice mistero: la rivelazione delle tre divine persone nelle acque del Giordano, la missione di Gesù come servo obbediente del Padre e salvatore di tutti gli uomini, e le nozze fra Dio e il suo popolo a Cana di Galilea. Raccolti nella comune preghiera, diciamo ancora con fede ad ogni invocazione: confermaci nel tuo Spirito, Signore. Confermaci nel tuo Spirito, Signore, tu sei la pietra angolare e sapiente architetto e hai chiamato San Giuliano a essere costruttore di chiese. Fa che anche i diaconi permanenti siano costruttori del tuo regno attraverso il ministero che hai loro affidato. Preghiamo. Confermaci nel tuo spirito, Signore. Signore, San Giuliano è stato diacono, uomo dedito totalmente al tuo servizio. Ti preghiamo per tutti i diaconi. Sull'esempio dei santi come San Giuliano, sappiano camminare insieme per vivere quella comunione che porta al servizio e alla missione verso i fratelli. Preghiamo. Confermaci nel tuo spirito, Signore. Signore, siamo invitati a meditare sul battesimo. Fa che ogni persona si senta chiamata, in virtù del proprio battesimo,
ad essere parte attiva della comunità e della Chiesa, investita nel suo ministero per opera dello Spirito Santo. Preghiamo. Confermaci nel tuo Spirito, Signore. O Padre, che nell'acqua del battesimo, nell'unzione dello Spirito, nella benedizione nuziale, fai risuonare la tua voce che invita a seguire Cristo tuo Figlio, trasformaci in testimoni luminosi della tua gloria, per il nostro Signore. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno,
Nel battesimo di Cristo al Giordano, tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Dal cielo hai fatto udire la tua voce perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi. Con lo Spirito che si posava su di lui come colomba, hai consacrato il tuo servo con unzione sacerdotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante cantiamo la tua lode. Allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco.
insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, con i Santi Giulio e Giuliano, che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito di Gesù scambiatevi un segno di pace.
queste vocazioni e ministeri particolari, rendiamo grazie al Signore anche per quello dei nostri fratelli diaconi permanenti che oggi sono presenti in rappresentanza anche degli altri. Li ricordiamo con gratitudine e affetto insieme ad altri fratelli in cammino verso questa stessa ordinazione diaconale, verso questo stesso ministero, diaconi permanenti per la maggior parte sposati, quindi qui presenti con i loro familiari, che pure salutiamo, e possiamo chiedere al Signore che questi nostri amici diaconi, con la loro vocazione, con il loro ministero, aiutino tutti noi, ognuno secondo la propria chiamata, secondo il proprio dono, ad esprimere meglio questa Chiesa che vogliamo sognare con il Vescovo e con il Papa Francesco, ma in un sogno da svegli e non da addormentati. E dunque una Chiesa che ritrova la propria passione, il proprio coraggio, la propria bellezza, lo slancio della propria missione, proprio come ci sta ricordando Papa Francesco e in modo particolare con la sua ultima esortazione apostolica evangelica a ognuno. Davvero ci aiuti questa celebrazione, ci aiutino i santi patroni Giulio e Giuliano a ritrovare e a esprimere meglio la gioia del nostro battesimo e del Vangelo che ci è stato donato. Ricordo gli avvisi di questa nuova settimana, nel pomeriggio alle ore 16 la celebrazione dei Vespri Solenni, poi questa sera alle 18:15 la Santa Messa che sarà presieduta dal grozzanese Don Luciano Luca, e ricorderemo il 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Poi l'ottavario prosegue fino e si concluderà mercoledì. Segnalo la presenza di martedì sera, nell'ultima giornata dell'ottavario, la messa delle 18:15. Alla messa parteciperà il seminario di Novara, i seminaristi, sarà presente il rettore, lo Stefano Rocchetti e il padre spirituale Don Maurizio Poletti, e poi parteciperete alla messa di voi. Cristi, novizi e gli apostolici. Questo mese di gennaio è vocazionale perché domenica 26 gennaio celebreremo la giornata del seminario. Noi dobbiamo pregare per ottenere da Dio sante vocazioni alla vita sacerdotale, diaconale, missionaria. E poi ricordiamo che i nostri tre seminaristi presenti a questa messa, Riccardo e Manuel, il terzo è Andrea che si trova nella parrocchia origine del nostro vicario generale, che è quella di Intra, che è lì, gloriosa basilica di San Vittore, è quella di Intra. Ecco, ricordo poi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, da sabato 18 al 25 gennaio, quindi preghiamo che personalmente, finché possiamo raggiungere il più presto, la Chiesa sarà bella, quando sarà unica, guidata dall'unico pastore, non so greggio. Domenica prossima, 19 gennaio, ricordo nel pomeriggio Piazza San Giuliano alle ore 15 la tradizionale benedizione degli animali, ricordato Sant'Antonio Abate. Bene, adesso carissimo Don Fausto, ringraziare a nome di tutta la comunità per la sua presenza oggi tra noi in questa seconda festa del nostro patrono San Giuliano Diacono. Grazie anche agli diaconi che ci ricordano, come ha detto la loro presenza, il loro servizio, il loro
Dio misericordioso che ci hai nutriti alla tua mensa, concedi a noi tuoi fedeli di ascoltare come discepoli il tuo Cristo per chiamarci ed essere realmente tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Invochiamo ora, prima di concludere, la benedizione del Signore, e questa benedizione del Signore ci accompagni nel nostro cammino, nel rinnovare il desiderio di fedeltà a questa chiamata che è iniziata il giorno del nostro battesimo e che ci chiede appunto di vivere fedelmente, ma soprattutto anche di essere capaci di testimoniare e di rendere visibile a tutti coloro che incontriamo la bellezza del Vangelo e del Signore Gesù che trasforma la vita. L'augurio anche che rinnovo per tutta la vostra comunità. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca sempre. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Potente ed eterno, che hai affidato a San Giuliano
la missione di annunziare ai nostri padri il tuo Vangelo, guarda alle necessità della tua Chiesa. Ti preghiamo per tutti i sacerdoti, sappiano ogni giorno rinnovare il sacrificio redentore, nutrire il popolo con la tua parola, santificarlo con i sacramenti. Fa che non manchino mai vocazioni sacerdotali, i giovani abbiano come modello il Cristo e donando la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio, rendendo testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della Chiesa, e di San Giuliano, nostro patrono. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuliano, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuliano, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,